Ciao a tutti quanti, allora oggi ho deciso di rispondere a una domanda che molto spesso le persone si fanno: come farsi degli amici? A volte le persone, per il carattere che hanno, trovano difficile farsi degli amici. Allora ho deciso di fare questo video e di spiegare come io sono stata fortunata a avere tantissimi amici, ma come farsi degli amici. Allora, innanzitutto parlo della mia esperienza personale. Voi direte: certo, tu sei vantaggiata, visto che conosci tantissime persone e hai tantissimi amici. Non è vero, all'inizio io ero una persona molto timida ed era difficile per me farsi degli amici, per il mio carattere, che ero molto chiusa. Ho fatto dei cambiamenti, innanzitutto i cambiamenti che ho fatto è nel socializzare con le persone, anche se sei a un evento o da qualche parte. Cominciare a fare quattro chiacchiere, a cominciare a fare amicizia. Poi se vai sempre agli stessi eventi o agli stessi concerti, molte volte le persone ti riconoscono e continuate a parlare. Allora, voglio dire alcuni consigli che ho seguito tantissimo. Allora, innanzitutto parliamo di amicizie anche su Facebook, sui social. Allora, innanzitutto, se è una persona molto difficile fare amicizia con una persona che è a tu per tu, molte persone fanno la scelta di iscriversi su Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, 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 perché ci sono tantissimi siti per fare amicizie. Cominciano a mandare richieste di amicizia a persone che stanno in alcuni gruppi. Perché pensa perché è più facile se stai in un gruppo fare amicizia. E questo è successo anche a me, anche se non con tutti fai amicizia, ma con alcuni sono nate tantissime belle amicizie anche grazie ai social. Un'altra cosa, un altro consiglio che vi posso dare è frequentare degli sport, palestre, anche lì si può fare amicizia se avete paura dei social network. Oppure si può fare il volontariato dove possiamo conoscere tantissime persone, sono tantissimi modi per fare amicizia. Innanzitutto una cosa molto bella è prendere l'iniziativa, come vi ho detto, prendere l'iniziativa e parlare di amicizia. Hai visto questo? Sei nuovo, di puntare a dire qualcosa per fare attaccare il cosiddetto bottone. Quindi quando si ha modo di andare in eventi, di fare amicizia il più possibile, perché poi comunque le amicizie virtuali poi diventano anche, oltre ad essere virtuali, sono anche reali. Però oltre ad avere le nostre amicizie, i nostri amici devono avere più o meno, cioè non dico tutto, cioè non può esistere, cioè che un amico è simile a te al 100%, cioè impossibile. Io non ho mai trovato un amico mio che è al 100% di me, mai, cioè mai. Poi la vita è strana, cioè non si saprà mai se troverò al 100% il mio amico, però meglio essere diversi, perché si può parlare di tantissime altre cose, che se una persona simile a te fa le stesse cose tue, che devi fare quello, è un po' più diverso. Poi è identico a te, poi di che parlate, cioè degli stessi argomenti. Allora, dopo che avete fatto amicizia, no, se conosci persone, si approfitta anche per rincontrarle nella nostra vita, cioè andare a prendere un caffè, un bel pranzo fuori. Però non dobbiamo essere, cioè non dobbiamo essere pressati, cioè, come si dice, non dobbiamo obbligare per forza le persone a essere i nostri amici, perché sennò fa l'opposto, cioè posso dire cercare di fare amici, fanno tutto e per tutto di allontanarli piano piano dalla nostra vita, quindi non
dobbiamo obbligare per forza persone a essere i nostri amici, ma dobbiamo cercare passo dopo passo a diventare suoi amici, senza obbligarli. Dobbiamo essere leali con i nostri amici, perché l'amicizia io penso sia la cosa più importante nella vita, perché noi con il nostro migliore amico parliamo di tutto, di più, quindi confidiamo nelle nostre cose, quindi soprattutto di noi. Quindi dobbiamo essere anche noi leali a noi, spettacolare, con altre persone, perché lì saremo sleali ed è brutto, brutto, e perderemo l'amicizia, quindi le perderemo se siamo sleali. Quindi le perderemo in un treno le nostre amicizie. Poi dobbiamo essere persone che sanno ascoltare, perché allora essere dei buoni ascoltatori è importantissimo, perché i nostri amici sanno che se hanno bisogno, sanno o chiamo lei o chiamo lui, sì, li chiamo perché so che loro mi ascoltano. Poi quando ci viene detto qualcosa e dobbiamo stare zitti, non dobbiamo comportarci sleamente facendo spettacolare, ah sì, ho sentito quello, no, ma dai, ma così no, perderemo, oltre a essere sleali, perderemo anche la faccia. E poi l'ultimo consiglio che posso dargli è di essere persone sicure di se stesse. Lo so, mi direte, Sara, tu, certo, tu non sei timida, cioè, no, io sono, guarda, posso sembrare timida, ma quelle persone che non conosco sono timida, però ho detto, sai che dico? Voglio togliere la timidezza, togliere questa corazza di timidezza e diventare socievole, socievole. E sono diventata sicura di me stessa, perché so, posso piacere a tutti, vabbè, ok, non posso piacere a tutti. E chi se ne frega? Cioè, ci saranno un miliardo di persone che possono essere simpatica. Quindi il consiglio che vi do, dovete essere sicuri di voi stessi, perché la sicurezza vi farà essere determinati e fare tantissime amicizie. Un bacio. Ciao.